Ciao a tutti. Ciao. Allora, stasera continuiamo ancora col bellissimo criterium del delfinato, dove per il momento le cose sono andate, perché vabbè, siamo arrivati tutti in gruppo, anche se comunque ci hanno inculato un qualche secondo di abbuono, ma vabbè, per il momento è tutto abbastanza tranquillo. Stasera è una specie di tappa di montagna, ma è una cosa un po' così. Non è molto chiara perché loro la... Colina sei, dovrebbe essere come la prima, collinare, però ah, da. sì. Ma perché quello lì adesso è diventato simbolino del Lì, collinare, quel no, marroncino lì? scusa, collinare, mezza montagna, lì come la chiamano loro. Perché non si Sì, capisce mai. no, il collinare è quella giallina lì, tipo, insomma, papà. Infatti sta già chiamando... Beh, guarda, per certi versi. Aspetta. Pronto? Sì? Sì? Guarda che scendo a aprire. Ecco, come previsto, Simone deve andare a aprire a Aspetta, posso papà. chiudere? Non ho capito niente, la seconda parte... Tanto avviamo. Allora qua deve fare Simone col suo This controller. result is clearly not up to my expectation. Vabbè, chi se ne frega. Sì, va bene, intanto lo metto lì come per partire. Questa è la classifica poi in fondo solo di ieri, perché chiaramente abbiamo fatto solo una tappa, che è quella lì, come al Hi guys, solito. let's start the E briefing for this questa è quella day. di oggi, che Today is a tie è race, una roba un po' where the così. closing kilometers should suit the punches, and an opportunity to lead the general classification. We're La amongst the general outsiders for the classification. stage win, but the odds are fairly open, and we can hope for more than a top five place if we play our cards right. Good race, guys. Go, go! Go, go, sempre la solita solfa. Domani è ancora così. Adesso domani sinceramente non lo so bene. Allora, in teoria potremmo esserci al pomeriggio, ma un po' sul presto, quindi magari anche verso le 3 e mezzo, 4, una cosa così, perché il sottoscritto deve andare a tagliarsi la zazzera, quindi probabilmente dovremmo un po' anticipare. E a quel punto lì poi non so se conviene magari fare la cronometro, se facciamo molto presto insieme. Lo Scusate, dico dopo per la chi fa faccio. streaming, passa, cioè per chi fa streaming, per chi segue lo streaming, oppure se farla il giorno dopo, però forse per certi versi, sapere che facciamo un po' presto converrebbe farla domani, perché quella dopo sono 184 km, credo che sia la più lunga che rimane, sì, Sto prendendo infatti. tutto, Brian. Comunque, domani vediamo, a che ora decidi di farla Non lo domani? so. Si fa perfetto orario. Quindi la faremo a mezzanotte, che tecnicamente è proprio domani, No, ma... vogliamo fare? Facciamo allora. Dobbiamo fare 3-4. Non lo so, allora se facciamo veloce converrebbe quasi fare anche la cronometro. Tanto poi su YouTube le smazzo, ma... Allora facciamo la 3 domani mattina e la 4 nel pomeriggio. Cioè, tentiamo che fa 10 minuti di streaming. Proprio così. Perché noi siamo così, non siamo niente, Siamo. siamo brutti, e su qua non ci sono dubbi. Speriamo che sia veloce, va, che insomma Hello, ce cycling ne può più, fans non se ne everywhere. può più. The Ci manca route that ancora leads to the soltanto riders tutto il is Tour de scheduled to France, gli be altri called giri the del Snowman Menga, Climbs, il giro di but is Lombardia e fine. finire il Delfinato, quindi cosa It's vuoi an che sia? opposite of Praticamente the favor niente. the Baroudeurs. Grazie compagno, chi è questo stronzo che mi sta buttando fuori dai nostri? Kelderman mi sta zigzagando davanti, cioè veramente verrebbe voglia di prendere la pelata in Lutsenko. faccia. Ecco uno Mas, che al momento ha la maglia Today's gialla. stage is going to be Certo che vista tiring, lì and you're è going to have to do spaventosa. something for the Cioè last sembrava, three allora kilometers. vista sul lungo There's a sembrava una strong tappetta chance of del attack on the cazzo. final climb. Vista Me la qua. ricorda? Ma Una salita mi ricorda. Invece no. già è vero che poi noi siamo Tanto. classificati per la maglia blu, che è quella orribile maglietta azzurra con i pois bianchi, che veramente non la si può vedere 2 secondi, ma... Non è partito neanche nessuno, eh. Sì, è stranissimo. Ecco, appunto. He Eccolo. was itching to have a Chi è go. He's questo? already on the attack. Dubei. Dabi, dubi, dubi. Ha tanti dubbi. Vabbè, è gente sconosciuta. Ammetto la mia totale Sarà ignoranza, non anche so chi sia. Hollenstein. Ecco, partito un altro. Comunque mi piace un sacco perché in quel gioco partono tipo dopo 2. È vero che anche nella realtà partono, però il fatto è che qui arrivano sempre alla fine della tappa.
Cioè, non li prendi a metà, no, li prendi praticamente subito. Hai visto che roba? No, che cosa? Il sovrapasso. Ah, il sovrapasso, il ponte. Il ponte, ponte di baracca dove c'è Pierin che fa la cacca, la fa dura, 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 dottore la misura, mi la righello non ce l'ho, che me ne fotte me voglio. Vabbè, allora, prima salita è già andata a pallino perché non possiamo far punti. C'è troppa gente. C'è troppa gente. La seconda probabilmente è uguale. La terza non figlio si sa. Figlio di Kelderman. Il gran figlio di Kelderman. A chi sono attaccato? Ah, questo, Grignani qui. A good ruler doesn't really have a strong point that would scare opponents. È una strada a tre corsie questa. Ma una però va in su, le altre due vengono in torneo. Vabbè. A good puncher and a good ruler. He must finish alone in order to win because the sprint is a real business with him. Breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. Go, go! Gente comunque con distacchi particolarmente contenuti, quelli in fuga. Quello più avanti in classifica è a 12 minuti, dopo una tappa. Un gruppo ce n'è uno dalla UAE che va in giro con la maschera lì. Lo fa per cercare di spaventarci. Sì. Oggi siamo più rompipalle, non si riesce sì, veramente oggi. C'è sempre qualcuno in mezzo a rompere le scatole. He could be labeled as a puncher, but is also good in the mountains. However, his top speed can be described as lethargic. La sua velocità massima è praticamente letargica, cioè proprio deve essere non una si muove. Lui. Questo tipo deve essere veramente una furia cieca. Furia scavalla. A good ruler with not too bad a punch. He should still try ma to get away before io, the finish, not so fast in a sprint. Sì, comunque è andata per parte con tante salite, tutto sommato. C'è anche un proprio uno strappettino alla fine che qualcosa magari potrebbe anche essere pericoloso. Fa selezione. Erano su tutti lanciati, noi non diamo un cazzo, quindi si sa già come va. È un chilometro ma 25%. Non così. Quei ramponi vengono, cioè si arrampicano con la piccozza. Sono incordata. No, aspetta, non posso mollare, sono incordata. Ma come non facevi ciclismo? Appunto. C'è un pezzo al 25%. Oh, c'ha il vizio di attaccarsi sempre a quello sbagliato, comunque. È tutto normale. Sì, proprio una cosa fastidiosissima. Pubblico delle grandi occasioni. Delle grandissime occasioni. Il mio ti schiaccia perché non sa cosa fare. E se è il tuo che schiaccia il mio. Schiacciamoci tutti che è una meraviglia. Guarda le solite mucche strane, congelate. Mucche congelate, mucche di plastica. Sono qua il presepio, abbiamo capito, quelle finte che non si muovono. Queste sono tutte, queste oltretutto sono pure albine, guarda. Bianche, completamente bianche. Di fronte. Mi stanno intruppando. C'è Lautaro Martinez, ale stu cazzo. Ok, siamo in una zona molto rurale, vedi. Sì, ma che roba, ti toglia con sotto i mezzi questi agricoli. Paesini, una novità assoluta. Paesini di montagna. E questo che rompi coglioni. Non parlare che belle che sono quelle robe qua. Dovrebbe essere una recinzione, ma non sta per te. Cioè, insomma, non si capisce bene coi copertoni che la tengono su. Bella, mi piacciono. È uno stile nuovo. Peasant style. Il mio dovrebbe essere attaccato a te. Solite casette rosa dei puffi. Ma come fai a farti una casa così, dai? Guarda che roba! Solita gente che posteggia a cazzi. Beh, loro sono un chilometro e quattro più avanti di noi. Beh, tutto sommato. Qui com'è che siamo finiti davanti noi, ma io vorrei far passare qualcuno.
tanto non ci danno punti, quindi che stia davanti questo. Aia! Ecco, cara Migins, vieni qua te, stammi davanti. Non mi importa niente, cara Migins. Insomma. Sì, dai, tanto abbiamo capito che in teoria se non succede niente di strano le tappe fondamentali sono la cronometro e le due tappe di montagna, perché questa bene o male arriveremo. Cosa vuoi? Questa è bene o male, credo che arriveremo in gruppo, quindi. E poi io vivo sempre nel terrore dalla tappa col cosa mi si chiama, col faro. Che non è un faro, ma. Che non è un faro, ma che sembra. Che non so se possa essere dentro nel delfinato, perché non mi ricordo in che posto è. Per noi è la tappa del faro ed è terribile. Quella almeno una sfiga. Quella almeno una sfiga tremenda, e lì ci puoi tranquillamente mandare a puttane qualsiasi tipo di competizione. Mai vinta, però ci ha rovinato un sacco di gare. Ma questa è la tua annata, sta andando tutto bene. Sì, infatti, fin adesso tutto alla grande. Dici di no? E insomma. È andata bene al Giro delle Fiandre, ma è stato un caso. Fin adesso no. Luigi Bastogliesi. No, Giro delle Fiandre abbiamo... Ah no, a Luigi Bastogliesi, scusa, non a Giro delle Fiandre, ho sbagliato, confondevo una con l'altra. Sì, è andata bene a Luigi Bastogliesi. Peccato, finalmente. E basta. Butaria. Uno su sei competizioni, una bella media. Sempre a guardare. Ciao. Il bicchiere è vuoto. Come sempre arrivato il pater familias. Ma guarda il bicchiere mezzo pieno, potevi perdere anche quella lì. Sì, sì, vabbè, per come si era messa pensavo di aver perso anche quella io, sinceramente. Don Perichon qui. Dopo ho rivisto, loro erano un attimino più staccati di quello che avevo, che mi ricordavo io, quindi. Però. Ho vinto per un pelo, non è che ho. Finita la discesa. Altra salita, questa è una seconda categoria, ma secondo te quanti fanno i punti? Grazie, grazie. No, proprio come se mi avesse preso, ma bloccato. Anche a me, ero tra da te. Cioè, qui secondo te c'è possibilità di fare un secondo punto? Secondo me no. Sono già passati in 4, neanche per me. Forse uno. Se proprio è generoso. Bisogna tenere accurato, per loro sono avanti un chilometro. Se proprio è generoso. Ma. Quindi ci facciamo subito un'idea. Sì, quando viene fuori la classifica. La classifica, esatto. Ludo Goretz, dove cazzo stai andando? Ma che cazzo è successo? Ma tu sei attaccato a qualcuno? Perché il tuo Ludo Goretz. Ah, ok. Adesso sei attaccato a Grignani. Da solo, fa tutto lui, eh? Sì, sì, è meraviglioso. A me quelle cose lì le fa in discesa. Anche, sì, anche a me. E quando le fa in discesa è bellissimo. C'è quel momento di emozione, proprio di dici, ma cosa potrà succedere di brutto in questa discesa così via facile? Palapan, lui ti stacca, tutta che un'altra parte, esatto, e tu ti sfracelli. Non vedi i corvi? Senti presagio di tragedia. I corvi e cose, come si chiamano quelli? Gli avvoltoi, ecco, non mi veniva. Gli avvoltoi è quando sei caduto. Che ti girano sopra così sperando che tu sia morto. I famosi avvoltoi francesi. Courage, le mal di passage. Sono dei napoletani in giro. Qui sono in tutte le competizioni praticamente. Ah, sono. Il napoletano è da li senti, sempre. Stanno ancora festeggiando lo scudetto, quindi sono. Potrebbe darsi, effettivamente. Cavoli, abbiamo guadagnato 100 metri. Adesso arriva la parte. No, ma io facevo il conto. Ma io facevo il conto per il discorso di vedere se ci sono punti da fare. Perché sì, lo so. Se gli arriviamo troppo sotto, c'è il rischio che non vedo la classifica. E loro poi sprintano. Tutti, esatto, loro mi rompono i coglioni. Oh, ma avete rotto il cazzo, però. Cioè, non è che state fuori dalle balle. Attaccati a Seppia. Se che Seppia? Si chiama mica Seppia. Sai che bello. Io sono uno degli uomini importanti, perché io mi metto avanti, faccio il ritmo. Ti stanco un po' gaccia. Che però non c'è. No, ma altura. Stanchiamo Pogacar con il nostro ritmo incredibile. Lui passa via così, ci fa così anche. Mentre che passa.
hanno ripreso qualcosa di vantaggio. A un certo punto lo vedi che si è... Ma uno di loro è già morto. Lo vedi che viene davanti e dice: uè, ma stiamo pedalando, siamo fermi. Quant'è che comincia la gara? Ok, 4. No, quindi fanno i punti in 4. Quindi noi primo, l'ultimo. Noi no, niente. Esatto, però ricordiamoci che fanno punti in 4, quindi potrebbe essere interessante. Già comunque la mia classifica della maglia Pua è già andata allegramente a puttane per colpa di Della Plas, che credo che si sia fatto già... Ma no, fanno sempre no. Punti, adesso faccio una domanda stupida, da uno che non si ricorda il regolamento. Ma fanno sempre punti lo stesso numero di persone? Cioè, nel senso, secondo me a seconda del tipo prima di prima categoria sono sempre 4 o sono di più? Può essere che prima categoria sono di più. Sì, quello sì. Non era, no? Quello sì, però ieri non abbiamo fatto prima categoria. No, però abbiamo fatto punti. Sì, abbiamo fatto punti perché siamo passati per secondi, c'era in fuga uno solo. Quindi abbiamo fatto tanti punti per quello. No, ma facevo questa domanda perché non mi ricordo. Nonostante ci siamo pure litigati con Brenner che rompeva sempre i coglioni. Stronzone. Sto rompiballe. Che no, adesso però a me non interessa. Ma cazzo. Aspetta che mi stacco da questi qua, li faccio passare un po' per la Madonna. Mi attaccherò questo. Sono passati tutti qua, attacco a terra. Sono un prurito bestiale al braccio sinistro. Vuoi che te lo tagli? No, non mi sembra il caso. Può aiutare tante volte è contro il burrito. Sì, non lo sento più, però appunto, non sento proprio più il braccio, però in compenso. Infatti non mi stavo particolarmente lamentando, semplicemente ho detto scritto bar, quello si chiama bar, cioè proprio ha aperto un'attività lì dove credo che ci vadano tutto, 4 persone, perché quelli che abitano da parte, cioè, esatto, lì nel nulla, però cioè. A casa sua qui non ci sono parte. Qui non ci sono grossi centri abitati tranne l'arrivo della Milano Sanremo, che c'è un po' di gente. Cioè, ma manco a Parigi sembra che ci sono le case quasi quasi in quel gioco qui. Sì, però avete anche un po' rotto gli zebedei. È finito nella fiancata. Stanno schiacciando tutti, qui non si capisce niente. C'è Fraile. Cioè, che oggi gli facciamo vedere. Ieri scherzavamo, ma oggi gli facciamo vedere noi. Ah sì. Ma ieri mi sono impegnato. No, non so però, cosa gli... Però poi sono un pulito devastato in tutto male, il corpo, cioè, ormai non solo sul braccio bianca. A chi sono attaccato adesso? Ah, questo ancora. This stage must be a part of his objectives because his teammates are already managing the time. Lo vedo che sono lì davanti. Uomini da sconfittis. La sconfittis è la nostra squadra, che però voglio dire, quanto ci sarà dall'ultima salitina lì all'arrivo? Non sarà tanto, qualche chilometro. Voi chi siete? Noi siamo dalla sconfittis. Noi siamo perdenti, veramente. Perdenti per credo. Noi siamo gli sconfittis. Io adesso gli do due schiaffi a questo che è la sconfittis. Così adesso vedi che si sposta. Ecco, e ci arrivano addosso e mi ti buttano in quelli dietro. Della... Ah, va che pezzi di merda. Va, andatevene tutti a fanculo. Ammazzati, va, Gaudù. Gaudenzio. Metto le mani addosso, ti mischio. Esatto, ti mischio la faccia. Ti cambi i connotati con quelli di Almeida. Aia. Che povero Almeida che non c'è così, neanche la sua squadra. Ma non lo so, perché è il primo che mi è venuto in mente. Perché il mio non è capace di stare attaccato a te? Salute. Grazie. Cioè, guarda dove sei, mi sono finito. Finora è una tappa assolutamente entusiasmante. A parte che le tappe qui generalmente diventano interessanti via solo la fine, mai troppo all'inizio. Meno che non su quelle particolarmente in montagna con tante salite, che allora magari. Che tra l'altro c'è anche quell'altro, non c'è sì, solo lui, sì, mi sa che ci sono tutti e due. Fratelli Grmai. I fratelli che però non sono fratelli, e forse hanno il cognome scritto anche leggermente diverso, o scritto qua. Forse uno la fratelli. Y e uno no. Per me potrebbero anche essere padre e figlio. Interessante questo risposta. Marito e moglie. Un po' da c'è posta per te. In front, he's the best placed in the overall standing. È vero? Sì, è vero, non ho detto una cazzata. È 126esimo. A 12 minuti. Male, non è mega marino, Ecco, diciamo che con tutti... Grazie, bluri di bastardi. Diciamo che... Diciamo col cuore, come col cuore proprio, ho detto. Diciamo che in linea di principio, tutto sommato, non dovremmo essere così scarsi da beccarci 12 minuti. Perché è tutto in discesa qui, però. Oh, ragazzi, sono venuto. È una discesa dolce. Io non così adesso. E vado più veloce di perché ti parte il controllo lì, l'automatico. Ma che botte che si tirano! Guarda, io li ho speccati tutti. E adesso non è che dovete fare le merda. Però si scende, ma intanto c'è un pezzettino che si risale. Quindi... Sì. Dai, che è quasi finita. Mancano solo 114 km. Yeah. Insomma, fortunatamente non sono tanti oggi. Al tour sono molto più lunghe le tappe. Giusto per e arriva anche tardi, soffrire, giusto per farti soffrire di più.
No, l'hai rivista la caduta di ieri? No, non l'ho più guardato. Non ti metti adesso. Però ho fatto un volo, un carpiato. Guarda, mio, non l'ho più guardato anche, come un anche perché come un pirla non mi sono messo a fare i video. Ecco perché non l'ho più guardato. Devo farlo. Non è più niente. Senti un po', cagati i jeans. Ti sporco. Mi sa che qui quando abbiamo finito dopo, mi sa che forse lo faccio. Beh, insomma, accendo, scarica. Sì, praticamente viene finito ora che ho ora di mangiare. Ora che quell'altro ordinateur si ripiglia. No, non è Gennaro, deve attaccarti. Gennaro a Garugna. Dov'è Vincenzo, caro? Cioè, il tempo giusto di scaricare. Sì, che stupido, non ci ho pensato. Quel fatto che oggi non c'era andava, non andava online niente, non mi è più venuto in mente di scaricarlo. Che stupido. E non mi ricordavo neanche già più, tra l'altro, di quella cosa lì della caduta. Facciamo quando sarà stata, secondo te? Fatti. 185 km dall'arrivo. Una cosa, mi ricordo una cosa così, però... Sembrano dei professionisti, ma in realtà sono tutti dei gran cazzoni. Ma in realtà sono tutti dei gran cazzoni. Mettono fuori la zampetta, la vuoi bugiare, non è che la fanno per bilanciare. Sembra che abbia fatto già un bel pezzo di discesa. Adesso siamo al pezzettino che risale un filo. Discesa si fa veloce. Adesso però poi si sale un attimo e poi va più o meno senza salire e scendere particolarmente. Poi c'è una discesa dalla Madonna appena dopo. Lì in piedi. Sì, è così. Tipo, cioè, è una discesa che col 40% di pendenza, praticamente cadiamo e si viene giù col paracadute. Si viene giù come i personaggi di Fall Guys, lì, così. Ci si butta muovendo le braccine così. La speranza di attutire il colpo dalla caduta. Perché... Ora, guarda il mare. Ah no, sono colline. Vabbè. Non penso che ci sia il mare, però... Tutto è possibile al gioco del turno. Infatti, cioè, io mi aspetto che prima o poi ci sia un'invasione aliena anche durante la tappa e porti via i ciclisti. E lì la difficoltà sarà quella di non farsi sgamare. Oh, attaccati. Comunque hanno 4 minuti 48, si sono ripresi dal bandeggio. Sì, sì. Dopo le salite. Sì, si sono attaccati da un minutino e qualcosa. L'ultima volta che ho visto erano 3.32. E sei un cazzone, Grignani. Ma madonnes. Madonnes. Courage, courage. Scourage. Bravo. Bravo. The next difficulty, just like the previous one, is listed a second category. No, è incredibile, sembra che viviamo in un posto con delle migliaia e migliaia di ettari di prato, perché c'è sempre qualcuno che taglia. In realtà non è che ci siano intorno a noi dei giardini clamorosi di dimensioni pazzesche che dici mamma mia. Eppure c'è sempre qualcuno che taglia, una roba veramente incredibile, inaudita. Si è attaccato a Girmai, sì, sì, non mi attacco a te. Si è rubato il mio uomo. Ah, mi sono rubato il tuo uomo, non sapevo. Sì, solo che mi era rimasto in fondo alla... No, non sapevo. Mi stava ancora facendo la discesa. Mi sono staccato perché visto che stavo rimanendo un po' troppo indietro, ho detto mi ritiro avanti. Io stavo ancora facendo la discesa, per quello che non ero vicino a Girmai. Ho capito, capito. Ecco, Giacobbe. Anzi, Giacobbi. È Giacobbo. Guarda. Si vede il fisico. E adesso Girmai qui si è stufato. Poi dopo gli passa la voglia di stufarsi e ricomincia a andare. Quando... Sto varidato. Dai che siamo sotto i 100 km. Questa è una saltona. 9, 2 km. È anche un seconda categoria, solo che 4. Solo che gli altri lunga. È lunga, ma non è molto pendente. Lunga, ma non è molto pendente, non si capisce neanche perché sia una seconda categoria. Per farci perdere più punti. Che palle, non si può andare avanti così. E ale niente, Allegra, Allegra. Ma lei che cosa lei? L'ideale sarebbe quello di riuscire a guadagnare tutti i posti alla fine, all'ultima tappa. Così almeno sei sicuro che poi in un gioco non si può inventare niente di strano. Tappa dopo li fa scappare. Esatto, così. E li fa vincere con tre quarti d'ora di vantaggio. Esatto, perché sei sicuro in quella maniera lì. Il problema è come fai a tenere la gara così, da riuscire a vincere all'ultima, senza considerare che devi riuscire poi a vincere. Resti dietro di un secondo e fai i conti. Secondo me è troppo poco, così rischi che ti fa qualche furbata ancora di quelle lì.
se sei così avanti in classifica, quindi è difficilissimo. Allora, è quasi impossibile. Non lo so. Oh, mamma mia. Perché si sa che questo gioco è imprevedibile. È un po' come Varenanziano. Incazzoso, che è incazzoso e imprevedibile. Allora, il gatto che prende il sole sul terrazzino. Continua così, stronzo. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Ma come fanno a essere dietro a perdere il vantaggio che stanno guadagnando? Secondo. Ma questo è veramente un cretino. Cioè, non ne sorteggia nemmeno, c'è proprio lui. Poi a vederli sull'altima tria non sono neanche lontanissimi, però noi non ci dà neanche, non ci dici neanche quanto siamo dalla vetta, loro dice che sono a 2 km/8. Eccoci. C'hanno 2 km di vantaggio. Mi si è staccato l'uomo. Meno male. E non va. Sono attaccato. Non ti parte più? Non so. Sono fermo. Non si muove. Non ti parte, direi. Ricarichiamo. Non mi va oltre i 23. Ricarichiamoti. E noi andiamo. Aspetta, lo vedo perché se... no, non va. Cioè, è come se non prendesse. Guarda, non vale. Ha fatto come l'altra volta. Adesso è partito, forse. Sì, grazie, un po' dal gruppo. Sì, ma non me ne frega niente perché non c'ho voglia. Sai cosa bisogna fare? Mollare. Mollare tutto. Che allora lui parte col suo cazzo di controllo e a quel punto lì riparte a funzionare. Me ne sono accorto adesso perché in quella maniera qua... No, non c'ho voglia perché sennò poi dopo mi tocca aggiuntare se ricarichiamo. Quindi se riesco a evitarlo... È prima che... Sì, vabbè, però vengo su così tranquillo, non penso di... Ah, che bellissimo gioco di merda. Più che altro, meno male che non c'erano punti, perché se no sai che ridere. Sì. Come meningitis, tra l'altra cosa mi sembra che meningitis è uno di quelli che si è ritirato l'altro giorno sulla mega caduta. Sì, ed essere forse addirittura uno di quelli che si è ritirato subito, immediatamente. Vabbè. Perché due non sono ripartiti. Ne ha pieno le palle. Ne ha pieno il cazzo. Due non sono... Ha colto l'occasione. Due non sono ripartiti. E... altri tre, tra cui Bardet. Amici, sono tornati. Esatto. Dire così quando... Pezzi di merda. No. E tra altri tre dopo, tra cui Bardet, non sono più. Cioè, si sono fermati dopo un momento. Io non so esattamente dire... Non saprei dire esattamente in che momento meningitis se si è fermato. Mi pare proprio di ricordare che dicevano che meningitis era uno di quelli che si era stufato. Si era rotto, ha detto basta, mi sono rotto il cazzo e non è più ripetuto. Quindi praticamente di darmi il 5 in faccia. Chi questo? Cioè di battermi le mani in faccia. Non che colpo di reni, sì certo, colpo di reni, ma fa cos'è? Reni in cui sul colpo. Sì, forse se molli tutto, forse riesci. Anche perché non avevo visto quando è che aveva salvato, quindi c'era il rischio di averne rifare anche un tocco. Poi dopo devi metterti lì a riattaccare tutti i pezzi del video. Due palle. Però non so quando si. Vero che siamo in discesa. C'è a passare un po' di gente. Il fatto che non è una gran discesa. Faccio la piscina. Madonna. La Madonna, fai per farne passare lo uno. Lo so, infatti a me sono passati. Ti passano in 23. Sono passate 20.000 persone, tutta la popolazione. Ma questo è scemo, che cazzo stava facendo? Si è sbattuto tutto di là, stava andando a spasso. L'ha fatto come me quando mi sono spostato fuori, perché sono andato in un campo. Ma che cazzo fa Madonna. Questo tino là? Dalla Gruppo Parma. Gruppo Parma. Gruppo Parma, la testa un po'. Stia lontano, no? Basta mettere le mani addosso, allunga le mani, allunga le mani, è un derapato, ecco, avrei tutti che mi passano davanti, bello. Poi hanno fatto... Lo adoro quando... Io sono attaccato a te, ti sto superando, io non so cosa fa. Naturalmente c'è il solito rifornimento inutile. È lo strappo più importante della tappa. Della solita di prima. Cioè... Guarda che bello che è quel coso qua, con quel colorino qui giallo terrificante, che da vicino era tremendo. Io non so chi è che l'ha fatto. Ma non so, un pazzo ha cereali, ucciso 23 persone perché gli ha fatti Eric Auré, non so che non so cosa. Oh, cereali, vabbè, come era scritto.
c'è il Real. Allora sì, c'è sicuramente, però sto Ric Auré, ma era francese o era inglese? No, ma era in francese, Ric Auré, qualcosa così, non so. Però non so cosa possa voler dire. No, magari ho visto male, perché ormai c'ero già passato, quindi non stavo... Cioè, non è che il francese lo parli in continuazione, però onestamente erano due parole che non mi dicevano molto. Magari ero staccato, magari però se quando ho visto proprio Ric e poi c'era l'altra parola. Però non so cosa possano voler dire. Sono i cereali ricchi di... Di Aurenzio. Aurenzio si chiama. Che Aurenzio credo che non esista proprio. Però ma perché si è attaccato a posto un... Ma no, no, perché è scemo il gioco. No, io non so te. Vincenzo, aspettami. Ma come fai a dare a Vincenzo? Sembra Cipeccio. Io sono più che altro Chapin. Chapin del Q, ecco. Ce n'è uno che era davanti, continua a staccarsi e poi continua a rientrare. Sì. Secondo me succederà che è l'ultimo che cede. Forse, però non è detto. Ma cede sull'arrivo. Quando stavamo facendo lo sprint, tutti ce lo troveremo in mezzo impastato. Praticamente siamo leggermente oltre la metà tappa. Per il momento tutto bellissimo, emozionante. Ube. La cosa migliore è stata veramente quando mi sono sganciato perché non andava più. Sono sempre momenti belli. Darebbe voglia di prendere gli sviluppatori e spaccargli la testa contro uno. Qui inizia il debutto del revitalizzante. C'è scritto esatto. Del revitalizzante. No, è rifornimento. No, è revitalizzante. Anche se non mi ricordo come è scritto, ma dovrebbe essere rifornimento. Inizio della zona di rifornimento, tecnicamente tradotto più o meno in italiano è così. Di solito è così. Ma sei sicuro che di solito? Non lo so, ma lo diceva lui, quello di Formula, il primo Formula 1 della Bizzarre. Una pianta messa lì così. Che poi in realtà ne ha fatti poi un paio, non di più, se non ricordo male, sì. Formula 1, Formula 1 97, poi basta. Perché stiamo andando così tanto che io non sto quasi consumando? Anch'io. Perché c'è da bere, vado avanti. È proprio stronzo a manetta, basta, bevo anch'io. Scusate il bolso finché non arriviamo là. E infatti loro hanno smesso di pedalare. Sì, no, ma sono proprio leggermente dei pezzi di merda. È tutto normale. E adesso riprendono, guarda. Adesso riprendono, sì sì, sono dei bastardi schifosi. Cioè veramente sono... Stuzzicano proprio, riescono veramente a stimolare tutti i tuoi istinti più bassi e malvagi. Questo chi è adesso? Uè, Jacob. Però adesso c'è il coso della maglia verde, dove possiamo comunque fare dei punti. In teoria. Questo sì, in teoria sì, perché passa solo. Ci saranno tutti i velocisti in gavagna. I velocisti incazzosi che si faranno tutti i punti verde. Sicuramente non io. Vediamo, c'è modo di saperlo. No. Sì. Allora, no, sono un cretino, io ho sbagliato, aspetta. Questa è la gialla. Questa sarebbe la maglia del campione della montagna. Tu sei nono, io sono il ventesimo. Credo. No, questa è quella del campione della montagna. Quella prima è verde. Quindi la prima era quella verde, però non abbiamo visto chi era il primo. E non si vedeva. Infatti, appunto, dico, quindi... Perché è un modo di segnarti la classifica veramente Gore, interessante. Che mi sta buttando fuori sulla curva, che gentile. Anche, certo, da dire che anche loro si trattano a pesci in faccia, perché arrivano dentro, gli hanno detto di quei colpi. Il problema è che loro non si fanno un cazzo, se lo fanno a te ti buttano fuori. Ogni tanto tirano delle sbuffate che sembrano le valvole delle macchine, quando quelli che li truccano, che fanno... Questi è uguale. Arrivano e muoiono via così. Continui, sto cazzo. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Quindi adesso recupera. Sono fottuti, anche perché hanno perso 2 minuti. The rider who wins the intermediate sprint will score. No, ma lui diceva che la fuga era in difficoltà e non sarà facile per loro, quindi stavo dicendo adesso recupereranno. Cioè aumenteranno il svantaggio. Non l'ho ascoltato allora. Mi pare, se io lo stavo leggendo sotto, non gli stavo dando attenzione, però. Però sono già 49. Sì. Morto che parla. No. Stavo di finire prima, stasera. Però abbiamo iniziato anche un attimo più tardi. È stata colpa di Mario Tanucci, credo. Forse Mario Gatto, però. Perché non fanno Mario Ratto? Adesso stanno facendo Mario Elefante, ma Mario Ratto potrebbe essere bello. Cioè, potrebbe venire fuori un personaggio interessante. Per il momento hanno fatto Mario Elefante.
Perché quello lì è il Mario superdotato, Mario Infatti, stavo per Elefante. dire anche io quello, per le sue doti mariesche. Mario Elefante. Infatti poi a seguire ci sarà anche Mario Cavallo. Quello per la dentatura. Beh sì, anche quello potrebbe essere. Grazie, grazie che come sempre mi buttate tutti indietro, siete tutti simpatici e vi amo. Se avessi la possibilità di farlo, vi butterei tutti sotto la macchina della giuria. Poi c'è anche Mariotto. Mariotto in culo, No, esatto. Teo! Che poi le minoranze che si saranno. Minoranze, di che? Dei Mari. No, dei Mariotto. In quel senso lì. Poi ci dicono che avete Ah, detto giusto, ho visto che ci sono altri due personaggi che vorrei tranquillamente, vorrei avere qui con noi. Tale Osti Leonarduzzi si chiama, che ha fatto delle battutine Ah, mentre quelli della che, sì, Rai. quelli della Rai. Io vorrei tanto essere, li vorrei qui con noi, anche se secondo me Bobby e Valsecchi sono di un altro livello. L'ho letta prima, pomeriggio. Secondo te faremo dei punti? O arriverà Ah, ecco qualche perché stronzo stiamo di ospedale merda? attaccati. Guardalo, lo stronzo di merda. Ma è incredibile proprio. Aia. No, 5 5-4. punti e 4 te. Vabbè, poteva andare peggio, poteva anche andare meglio, visto che è Ma quel lì chi pezzo di merda. avremmo? Chi sarebbe il velocista Non ce della strada? l'abbiamo, Ah, ecco perché siamo io e non te che abbiamo contiamo tutti. nessuno, siamo delle merde proprio. Ecco perché siamo No, non lo io so se abbiamo un velocista in squadra, non ne ho idea, può anche essere di sì. e te. No, Non me no. lo ricordo, ma A Vincenzo che ha detto che non gli serviva. probabilmente ci Devi stare sarà. solo gente di E montagna. ci sarebbe Van Aert, che però qui non c'è, Ma non non c'è. l'abbiamo visto. Sì, comunque l'ho vista anch'io. Cioè, l'ho letta oggi E pomeriggio. grazie a tutti che ci passano davanti così con simpatia. Non si può mica fare queste battute da bar. Ma che poi tra l'altro io non l'ho capito, ma non ho capito se lo stavano dicendo, cioè da che ho capito io loro avevano loro stavano parlando per i cazzi loro, avevano il microfono che gli è rimasto aperto a distanza e la gente li ha sentiti, se non ho inteso Ah, io male. quello non l'ho segnato, c'è un stato E riportato io che cosa aveva l'ho capita detto. così perché mi sembrava strano che si mettessero a fare Su gli Sporta. splendidi così. Tra l'altro poi su, è il canale di internet, non è Sì, Rai neanche Player. sì, è su RaiPlay, non era manco sulla Rai. Sì, Comunque, ma è bello perché quello adesso mi fa lì, tornare a casa. Leonard, sì, i soliti, Leonarduzzi lì è un tipo Un pirotecnico perché recidivo. hanno, sì, è un recidivo perché credo che qualche anno fa avesse fatto in tedesco gli auguri a Hitler. E ne aveva fatto anche un'altra che non ricordo. Per cui lui Ma cos'è un è ucraino? proprio uno zuccone, però voglio dire, se la va anche a cercare. Sì, comunque vabbè, adesso non è che servo, le battute erano quelle che erano, non erano neanche particolarmente belle. Cioè, secondo me erano meglio gli altri due, meglio Valsecchi e Bobby. Però vabbè, noi siamo tutti amici di queste minoranze di poveretti che non possono neanche aprire la bocca. Quindi noi li vogliamo qui con noi a fare streaming. Tanto se questi lavorano alla Rai Sport e fanno fare qualsiasi cosa: ciclismo, rally. Ah sì, perché questo aveva fatto anche una battutaccia orribile, ma veramente orribile, durante il rally di Monza, che c'era arrivato secondo Tanak, se chiama quello, ecco, e lui aveva detto donna Nanak, tutta Tanak, una cosa così. C'è cioè, Aveva fatto delle battute di una battuta merda, ha fatto quest'uomo. terrificante, orribile, Ecco perché lo mandano e via, gli perché avevano fa delle rotto il battute di cazzo, e merda. gli avevano rotto il cazzo anche per quello, cioè una roba veramente bestiale. Sì, perché lui aveva detto una cosa tipo, adesso mi hanno detto che ci scommettiamo 100 euro se la dico, ma per cui adesso la dirò. E si è saltato fuori questa cagata. Però questa era veramente bruttissima. E ciononostante gli avevano rotto il cazzo anche per quello. Dai, rompono il cazzo perché fa delle battute di merda, per quello, perché. Cioè, veramente sono fantastici. Sì, effettivamente dopo una battuta del genere era terribile, veramente brutta. Cioè. Cioè, veramente scarsa come battuta, quindi. Ot. Stiamo, mi sembra. Cosa otto? Tane, che mi sa che Ah, non mi ricordo questo. Quello sinceramente non mi ricordo. Adesso c'è la discesa quella lì, talmente in aia. piedi che viene giù col Occhio perché adesso sono paracadute. cazzi. Sì, occhio perché adesso si inventa qualcosa, Guarda che roba, sicuro. c'è una pendenza così. Cioè. Porco Giuda, un bello scatto nel mentre che sei in curva, tipo, no? Di Ah, solito fa quelle Madonna, curve. Teo. Madonna, guarda la velocità, c'è un 200 all'ora, Ehi, cazzo, mi sta venendo già tutto cazzo di cane, Teo. Teo, va tutto male. Cosa vuol dire che va tutto male? Sento che. È corta, Dio siamo già santo, giù. dov'è finito il mio? Siamo praticamente arrivati perché. Ma perché la fede? Caduta, caduta! Però io non l'ho Gesù visto. Cristo No, non l'ho beato. visto Gesù Cristo beato, però ho letto Dai, che siamo vivi. si è incastrato. Cioè, vabbè, non lo so. Ma ti hanno buttato. Cioè, hai bisogno No, è di. proprio scemo di suo. Cioè, scemo di suo, scemo io. Perché ho dovuto togliermi dalla roba? Ehi, cos'è? Chi è che è caduto che state Non so, sprintando caduta così? di gruppo. E Venebolle è caduto.
Ma puttana stronzo di quello. Che cazzo succede? Si sono fermati. Ma che sono degli stronzi? Se cadevamo noi mica si fermavano, eh. Si sono fermati, hai visto? Sì, si è fermato anche Tim Sweeney che mi ha incastrato. Ma perché stiamo pedalando così? Perché ormai non manca tanto l'aria, giù. No, capito, ma fate, stiamo calmi un attimo. Era caduto, cioè pure era staccato, caduta di, poi non so, c'è 154 eravamo, quindi nessuno si è ritirato, immagino. Adesso mi sta facendo scancare per la minchiata che ho fatto io, ma a parte che minchiata, il gatto non gira. È pericolosissimo, cioè le discese sono diventate veramente, una volta riuscivi perfino ad attaccare in discesa. È uno massa. Almeno non... quello, e invece non riesci più ad attaccare in discesa, non attacchi in salita, non, cioè non riesci più a fare un cazzo, perché la cronometro... La cronometro non riesci più a giocartela come vuoi, perché anche lì loro vanno fortissimo e non si spiega com'è che prima stanno buttando come dei pazzi, non riesco neanche a arrivargli sotto così per attaccarmi. Perché qui ci dicono che è uno spettacolo, ma alla fine... Allora, io non lo sto seguendo, però devo dire la verità, la classifica è lunghissima, cioè nel senso, a parte i primi due... Adesso io poi non lo sto guardando benissimo, però mi pare che il terzo, io, ma... 4 quasi 5 minuti il terzo, però mi capitano gli highlights, roba così, cioè... e poi alla fin fine non è che, cioè, se tutto lo spettacolo di una tappa di, che ne so, 190 km si riduce sull'ultima salita e l'ultimo chilometro, cioè non è che... E lo so, ma è così per forza, perché non vedrai mai quello che parte. Stiamo parlando di spettacolo, perché sono come quelli che ieri, no, ieri stamattina ho leggevo di qualche deficiente sotto la news della finale, curva del cazzo, della finale di Wimbledon, che dicevano ha meritato coso, l'ha massacrato, poi va per massacrato vincendo 6-4 al quinto set, infatti, rischiando di perdere 6-0 al primo, 6-1 ragazzi, io ho un altro concetto di massacro, sinceramente. Tra l'altro il tennis è uno di quei giochi in cui potresti pure vincere. Chi è? Christoph, lui c'ha la fissa di Christoph, cioè lui ci deve sempre dire quando Christoph. Tanto il tennis credo che sia l'unico sport, no, beh, l'unico no, perché ipoteticamente potrebbe succedere anche nella pallavolo, ma comunque è uno di quei pochi sport in cui, per dire prima anche la pallavolo, Ocon è staccato però. Sì, ma stiamo consumando. È uno di quei pochi sport in cui puoi perdere pur facendo più punti del tuo avversario. Infatti forse è successo. Quindi tecnicamente, cioè, io mi ricordo... Perché forse Djokovic ha fatto un punto di meno o ha fatto un punto in più. Guarda, io mi ricordo, sembra. Io mi ricordo di aver visto... Comunque, se non la differenza mi sembra... Non vorrei dire una stupidaggine. Quella lì ti ha dato un cartone che proprio ti ha sparato, cioè, lì. Ma grazie Ciccio per la sconfittissima. Ricordo, credo, se non ricordo male, sì, loro, potrei far confusione, tanti anni fa Becker che aveva perso una finale con Stick o Stitch, non so. Quindi dicevano che si diceva Stitch, io non lo so. Tedeschi tutte e due, e mi pare di ricordare che Becker ha perso la partita, ma aveva fatto tranquillamente più punti di quell'altro, ma neanche, ma tanto perché pochi. Non passa più nessuno, mo? Non lo so, io sono attaccato a te, figura. Appunto. Cioè, allora vengono su tutti i chat. Si sono staccato un sacco. Cazzo, Gaudente. Con lui Gaudente, puttana mia, mi avete chiuso in tre praticamente. Io, cazzo, tu, Gaudente e un altro. No, Gaudente non ha fatto. Cioè, Gaudente, tu, un altro e io. Io ho pedalato per andare a prenderlo, ma. Sono la tua destra. Io sto tutto a sinistra. Questi, ma hai visto che cosa fanno? Sono dei figli di puttana proprio. Cioè, non riesco a passare. Sto andando, ma non riesco a venire su. Oh, adesso vado avanti. Mi attacco che alla mia. Sì, ma stiamo consumando. Sì. Cioè, è vero che abbiamo da bere, eh. Sì, ho capito, ma. Certo, ci siamo messi a ruzzare come se fosse la fine del mondo. Ma quel Conrad lì, no, non è nostro compagno. Non ha segnato niente. Il gruppo Conrad. Cioè, ma che roba? Tutto tracco, cioè arrivati a 50 km, no, basta. Dobbiamo ruzzare. Adesso c'è un pezzetto in discesa, forse magari riusciamo a recuperare su qualcosina. Però sì, la parte finale comunque è in salita, quindi c'è poco, no. Pochissimo, perché non può essere lunga, quindi, ed è un terza categoria, quindi non penso che sia ste gran salite. Il problema è che il mio è talmente addormentato che io non so sinceramente come fare a andare su, perché gli altri, se gli altri scattano un pelo mi lasciano indietro. Tira e se io devo, finché pedaliamo così non tiro su. E il problema è che oltretutto abbiamo preso uno, Ostian, quello che è sempre dietro. Ostian, Ostian, uno gli gira sempre il cazzo. Ostian, ragazzi, esatto. Ecco, abbiamo preso, vediamo se romperà il cazzo. Attenzione, ci sta provando, prova. Non ce l'ha fatta, però ce l'ha fatta Girmai. Sono sempre simpatici. Io immagino stiano ruzzando perché vorrebbero vincere la tappa, perché onestamente non c'è nessuno di classifica davanti, cioè più avanti a 12 minuti, ma 1 minuto 37 di distacco. Sì, ho parlato un po', ma neanche.
It's an ideal springboard for an attempt at a solo finish. Forse sì, però problema che sì, poi adesso c'è da salire, per cui figurati, la faranno ruzzando perché sicuro l'ha fatta come l'ha fatta adesso. Chi è questo che è arrivato adesso a rompere le palle? Don Perichon. Don Perichon, famoso vino spumante. Sono rientrati in tanti perché ma e lui è giù in posizione devo pagare la tarsi. Ma non si è capito bene. Guarda questo davanti cosa sta facendo. Sta ruzzando come Calamigins, se stessimo facendo lo sprint. C'hai la merda nel cervello, Calamigins. Per recuperare 10 secondi poi. Ecco, e poi ti lascia indietro così. Sai cosa fai? No, te ne vai a fanculo. Ma no, ma... cazzo, sono finito un attimo. Sono attaccato un po' due. Team Sweeney. A un certo punto poi lo strozzo è quello che mi ha chiuso prima. Dopo aver fatto l'impossibile per romperci i coglioni. Sì. Stai attenti perché qui questi sulla salita qui ci fanno qualche brutto scherzo. Secondo me. Che bella che nel centro abitato, ma ci siamo già passati. E in qualche altra decina di tavoli. È impossibile, sono tutti diversi, c'è una diversità incredibile. La distacco cresce. La niente panico, in realtà non sta crescendo una sega, ma comunque fino a questo ruzza in una maniera 3 km 9, ma qui ce la fa fare a sì, infatti, a bombazza. A proprio. Bombazza veramente. Ci arriva anche Brumotti che si schianta con la bicicletta da una roba all'altra. Che no, se viene su. Cioè lui, cioè, adesso 35 all'ora, io queste cose le odio in una maniera, io veramente gli spaccherei tutta la faccia contro una macchina, cioè lo prenderei e lo lancerei là contro la macchina. Ma li prendiamo secondo no, me? No, secondo me non li prendiamo più, la ma distacco cresce, abbiamo, lui ha detto. Adesso stiamo non... scendendo. Sì, ma ormai la salita però è finita. Ormai... cioè, manca 13 km. Ecco, basta, sei stufito. Marca puttana. No, io sono tutto alla tua sinistra. Se vuoi passare. No, passa. Non ho fatto niente. Sono semplicemente ripartito perché li ho visti ripartire. E anche io stavo partendo. Chi è quello? Sei te. Ma sei tu. Sì, cominciano a ruzzare come dei pazzi. C'è quello lì. C'hai voglia, io sto so fuori. Non va un cazzo. Sto andando anch'io su al massimo. Fa veramente... ma perché lo continuano a sprintare? E lì fatto, loro sprintano e continuano. Guarda che roba! Sì, no, ma è uguale. Che mio, sto andando su 33 all'ora. Anch'io. Diaz, porco Diaz. A destra si è aperto un varco. Ma guarda, loro come fanno a venire su? Perché è una merda il gioco, tanto per cambiare. Perché loro vengono su come se. Ma tu il tuo almeno vai, il mio non ce la fa neanche a far quello. No, ma andiamo uguali, perché quando mi hanno detto vado a 33 che io cazzo, però tu andavi, 33. Tu sei, ma tu mi sei rimasto davanti con scioltezza, in scioltezza io proprio faccio schifo. Ma perché io non ho mi si è aperto un buco sulla, tutto sulla destra, quindi non sono rimasto incastrato da nessuno. Io non tiro su abbondantemente un cazzo. Io non ho bevuto ancora. Io ho cercato di bere perché c'era niente di discesa. Stavamo andando sotto la roba e quindi ho detto bevo, tanto comunque non la tiro però più. Scende? Prima che ne ho tirato su talmente poca. No, che... un minuto. Questi... no, hanno vinto, per me non li prendiamo più, però... è vero che un minuto qui non è niente. Non sono riuscito ancora a tirarlo su. Vaffanculo, mi ha fatto una finta. Chi è quelli lì? Chi sono quelli lì che fanno queste cose? Grazie tutti quanti. Una cosa. Puttana Eva. Che è la maglia gialla. Sono attaccato a uno Mass. Ah, tu sei attaccato a lui, però io mi attacco a te. Però forse non è una grande idea. Occhio perché questi... quelli se ne vanno. Infatti, passa, Teo. Puttana, mi ha fregato alla grande, perché mi ha sbottuto là contro. Però... ma perché Fisp? Questo è... ah, è Girmai questo e Girmai quell'altro. Ecco qual è la differenza. Io non lo sopporto più, siamo solo adesso. Dove sei? Problema, no, sto scattando avanti perché... sei davanti a me, ok, ho visto. Per loro per il cazzo, mica per altro. Siamo arrivati, eh. 5 km. E niente, loro vengono su così e tu... viene Paul di merda, Almeida, niente. Non si riesce a fare un cazzo perché loro vengono su così e tu sei fottuto. Peggio degli altri anni, guarda. It's a lone rider who noses down towards the finish. Martinez, non fare la merda. It will be a solo victory. Sto tutto da una parte, tu sono stai tua sinistra. La curva però è dalla mia? Sai no, che è no, dalla la tua. Mia è la curva è dalla mia, cazzo, adesso c'è un problema, rischiamo di fare un pasticcio. Ok, basta, passate. Vai che ce n'è dietro uno che sta venendo a prenderti. Ma sto andando via, io non capisco. Ah, è Martinez.
red pennant is in sight to the front of the race. No, non posso mica mettermi a fare. Posso mica mettermi a fare lo sprint adesso? Figa, quello si mette a fare uno sprint a 1,4 km. Ti sto prendendo. Il mio va, il piano va, va, due volte il tuo. Vai, vai! Diamo una sega di niente! Proprio un cazzo, è un paracarro dell'osti! E ciao! Porco Diaz, ragazzi, vanno tutti fortissimo! È un paracarro di merda! Ma siamo arrivati, però! Io decimo! Io sono arrivato davanti o dietro? Davanti a me! Sì, ma comunque non facevamo niente, perché erano già arrivati in tre, giusto? Quindi non c'erano buoni, per due posti, voleva dire un cazzo. Davanti a me. Mi sembra veramente un ciclista di merda. Allora, sul piano, non so perché, tu andavi a 54 all'ora e io andavo a 60. A tutta. Non so come. Senti, non so. Ma però quando hai iniziato a sprintare mi hai dato la merda. No, ma guarda che siamo arrivati tutti in gruppo, li avevamo ripresi, porca puttana. C'erano gli abbuoni. Se arrivavo terzo prendevo 4 secondi. Quindi della Place era andato in fuga, ma è arrivato. Ha vinto lui, ma sullo sprint proprio. Sì, perché è l'unico che è arrivato. Noi altri siamo arrivati a 19 secondi. Ecco, non ha fatto lo sprint, lui è arrivato proprio così. Lui è arrivato, tutti gli altri sono stati presi, io anche me ne ero corto, perché è talmente difficile rimanergli dentro in gruppo. Io devi continuamente un po' sprintare, poi tirarti su, è tutto un... Ah, oh, secondo me in classifica non è successo assolutamente niente, no, beh, perché penso che nessuno di questi fosse... No, penso che non... Credo che nessuno di loro... Qualche era caduto, è arrivato tipo dietro di me... 12. Ma chi è che era caduto? E Van Poel non era mica caduto. Ah, giusto. No, Van Poel non so se era caduto. Io l'ho visto che era staccato. C'era scritto gruppo okay. Van Poel. Ah, no, ok, ok. Io pensavo fosse caduto lui. Kruiswijk sta guarendo. Speriamo in bene. Speriamo che non ce la passi. Comunque è arrivato 35esimo, ma a 2:09. Ma merda. Figa. Vabbè. Sì, insomma. Incredibilmente sono arrivato meglio di ieri, ma non è che sia stata una gran cosa. Insomma, è complicato 65. Comunque. Sì, perché loro perché continuano loro a scattare. Continuano a sprintare e riescono a fare delle cose incredibili. Siamo arrivati in prima squadra, però abbiamo guadagnato sicuramente. Perché gente che parte a 1,4 km, fa gli sprint, l'arrivo, cioè che cazzo sei. Oh, non è cambiato niente, perché io sono sempre... Guarda, sei posto. Sì. Oh, io sono a 10 secondi. Sono rimasto esattamente come prima, tra l'altro. Solo che non ho capito perché Godù mi ha superato, per quale motivo del cazzo. Eppure Almeida. No, pure Matthews però mi ha fregato. Matthews era mica terzo. Può essere. Ha preso 4 secondi di abbono, però ce l'avevo già davanti a loro, perché non... Vabbè, in 10 secondi non sono niente. Il problema è la volata, sì. Il problema è la cronometro, e Van Poel è a pari con noi, ma Van Poel ha forte cronometro. Questo non è buono a fare una sega di niente. Ancora capire cosa serve Vincenzo. Mi sembra proprio una merdaccia. Cioè, almeno con Pogacar ci ho vinto al giro del. No, la Liegi Boston Liegi, ma con questo mi dà proprio la sensazione che non siamo capaci assolutamente di fare un cazzo. Cioè, mi sembra veramente... Cioè, la cosa per certi versi che gli viene meglio è la volata. È un problema. Ed è un problema, perché è uno che dovrebbe andare in montagna e la volata è l'unica cosa che gli viene. Quindi, insomma, voglio dire... Insomma, mi fa... Non mi dà delle buonissime sensazioni. Poi magari vinco il giro del definato in scioltezza e senza problemi e alla fine siamo qua a decidere cosa prendere poi al tour. Però... Comunque non si è ancora ritirato nessuno. Che schifo, ma che bello. Egg lì c'ha 35, anche gli stacchi sono piuttosto contenuti rispetto alla solita media. Gli ultimi sono a 35-27. Kudus, neanche. Kudus, ragazzi. C'è anche Gaviria che al finale è andato fortissimo. 35-27. Cioè. Vabbè, lo seguiamo scaratore. Sono riuscito quantomeno a rimanere in secondo. No, è rimasto uguale comunque, sai? Sì, sono rimasto secondo perché. Vabbè. C'è sta musichetta così molto feliciona, dici, che ma in realtà è tutta una gran merda. Perché veramente è stato quando hai perso il tour. Esatto. E tu c'è proprio voglia di prendere il controller e spezzarlo in due. Hai perso il tour di 2 minuti. Comunque, ho guadagnato pure 3 posti nella classifica punti. È incredibile. Cioè, ti ho detto che va meglio sulla volata che neanche sulla. Dovevo dargli più fiducia ieri, perché se gli davo più fiducia ieri rischiavo di arrivare nei primi 3 o di vincere anche. Invece io sono partito un po' tardi perché ho detto boh, mi sembra tutto a curve così con la gente davanti. Ecco, anche questa è arrivata ieri quando dovevamo chiudere. Sì, infatti, è proprio stronza questa, cioè arriva sempre quando non dovrebbe arrivare. Non abbiamo un giovane. Nella classifica punti non so chi potremmo avere. Non è un team per giovani. Però siamo primi a squadra al momento con un vantaggio incredibile, 27 secondi. Quindi praticamente abbiamo già la vittoria a squadra in tasca, proprio bella così. Così, i soldi sono già arrivati. Nella classifica squadra. Chiaramente qui la combattività ce l'hanno in 5, no, 7. Cioè, Godù c'ha 3 km, ancora di quella tappa di ieri. Vabbè, cioè, comunque.
La tappa di domani è questa. Allora, domani vediamo il da farsi, perché magari cerchiamo di arrivare, sì, proprio, o facciamo sì, proprio pomeriggio abbastanza presto. Se facciamo abbastanza veloce, potrebbe anche essere, perché a vederla così non c'è molta salita a parte l'arrivo. Ecco. Quindi di concetto, se facciamo abbastanza veloce, a quel punto forse conviene fare anche la cronometro. La cronometro, ragazzi, però porco diavolo. Secondo me ci massacrano sulla cronometro, ci fanno proprio capace. Mangiare la merda, perché abbiamo una stella tutti e due sulla cronometro, quindi non dovremmo andare male. Anch'io. Sì. Ma cosa mi dici? Sì, sì, il tuo mi sembra proprio che ha una stella, o quantomeno c'ha la quindi farà cagare con una stella. Quindi secondo me farà schifo, comunque esattamente sicuramente come... Cioè, proviamo a vedere, guarda, possiamo schiacciare, tanto vediamo se c'è, vediamo i valori e poi chiudiamo, tanto ormai abbiamo finito per stasera, siamo a posto. Però senti che saluto questa qui. Che sono sempre favorito io a detta del gioco, cioè. Certo che viene, poi me lo ricordavo un po' diverso, ma che malattia avrà per essere è cianotico. Dai, sono verdino così, niente, no, hai ragione, c'è solo la montagna, non è la cronometro. Due stelle addirittura, ah no, una stella cronometro. Tu è uno specialista. E cosa cazzo vuol dire quelle due stelle sull'ingranaggio? Quello è il passo, il casso, il casso, vai bene sul casso, c'è un bel casso Vincenzo, dai. Lo comunque. Sprint non ce l'hai illuminato, ma mi sembra di dire che... Ma guarda, in proporzione rispetto... E perché, 65. Perché è forte sull'accelerazione, 75. E quindi bene o male gli stai lì e poi dopo, beh, chiaro, volata una merda però 65. Però è un controsenso. Dice che è fortissima in accelerazione, però a volata è scarso. In realtà, in volata sono riuscito ad arrivare davanti anche a Pogacar, che tutto sommato sulle volate si arrangia, perché io con le volate con Pogacar non andavo neanche così male. Lo sappiamo. Per cui già anche l'anno scorso, ma però sei verde oggi, sì, però domani verde. Sì, però, insomma, però non è un gran era meglio essere verde forse sulla cronometro, è sempre un po' così, perché sì, poi c'è sempre l'incognita della montagna, perché speriamo che domani gli passi e che non l'attacchi a nessuno. No, infatti. Vabbè, comunque questo è quanto per oggi abbiamo dato, come sempre è stato uno spettacolo incredibile. Ieri sono andato ottavo, oggi sono arrivato settimo, domani sesto. Arrivo sesto e la cronometro arrivo quinto. Magari se arrivo quinto a cronometro comunque limito se i danni, prendi proprio un ecco, il primo prende due minuti. Però il problema è che io non lo so, a me non piace per niente in montagna, non mi sembra che vada, cioè mi sembra veramente un paracarro. Gli altri continuano a saltare su, fanno ta, 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 così e vengono su e tu sei lì fermo, che perché tu potresti scattare, ma se scatti poi la stamina non la recuperi più, la stamina rossa, perché dovresti passare sotto la famosa righetta azzurra per recuperare sia la stamina azzurra che la stamina rossa. Dovresti ciucciare. E lui ti dice, sai cosa, anche sti cazzi, e quindi non se ne viene una. Vai, speriamo bene. Comunque, anche perché qui dovrei vincere quasi in scioltezza a giudicare dei valori, però non mi pare che sia proprio così. Detto questo, direi che però ci siamo a posto. Domani quindi probabilmente arriviamo un po' presto, adesso l'ora non so bene, ma tanto con tutta la gente che ci segue non gliene frega cazzo di niente nessuno. Poi eventualmente, se abbiamo tempo, magari ci picchiamo la cronometro in maniera tale che il giorno dopo in fronte, che facciamo un giorno poi di pausa e poi dopo facciamo ce la picchiamo in fronte qua così, ma comunque domani vediamo. Quindi detto questo, niente, grazie di averci seguito e a domani. Ciao 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 ciao, ciao.